E salve a tutti ragazzi, qui a Sotto e benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui con, diciamo, la missione extra di Call of Duty World Tour, che è la modalità zombie, che poi viene ripresa in Black Ops 1 e Black Ops 2, ma nasce da questo gioco, la modalità zombie. E come vi avevo promesso, dopo la campagna principale di World Tour arrivava questo video. Purtroppo però vi avevo detto che vi facevo vedere soltanto gli highlights, ma ho deciso di farvi vedere la partita in live. Però non la concluderò, diciamo, farò soltanto una piccola parte. Quindi, a Black Ops 1, diciamo che era abbastanza forte in questo gioco, in questa specie di modalità, perché, diciamo, mi piace molto uccidere gli zombie, quindi mi trovavo molto a mio agio. Ok. Quindi cercherò di fare il mio meglio per quello che posso. Questa modalità è molto bella perché praticamente consiste nell'uccidere zombie, nel resistere il più round possibile, e con i punti accumulati uccidendo zombie e riparando le barriere delle finestre da cui entrano gli zombie, si ricevono dei punti con cui si possono comprare armi, oppure sbloccare delle parti aggiuntive della mappa. Beh, niente, più si uccidono zombie, più si va avanti di round e più ne vengono e più sono forti, quindi più si va avanti più sarà difficile resistere all'orda degli zombie. Questa modalità supporta fino a 4 giocatori online e giocare con gli amici a nazi zombie è veramente molto divertente, ve lo assicuro. Quindi sapete, magari Call of Duty o World Tour oppure Black Ops 1 oppure Black Ops 2, quindi avrete sicuramente la modalità zombie. Contattate qualche amico per giocarci e vi divertirete un mondo, ve lo consiglio io. Tanto con questo fucile mi trovo molto bene perché colpendo la testa si uccide veramente subito uno zombie. Però soltanto ai primi round, perché dopo comincia a essere veramente una pippa quest'arma. Quindi per adesso ci accontentiamo di questa. Ok, qualcuno sta rompendo le finestre, eccoli qui. Ok. Abbiamo 1630 punti. Potremmo in teoria aprire questa porta, ma poi dovremmo controllare più finestre. Visto che siamo da soli, non è consigliato subito. Allora, vediamo se riusciamo a prenderlo, questo che ha la testa tutta piegata. Ok, secondo round è anche finito. Quindi arriviamo al terzo. Ok. Mi tolgo la pistola, mi prendo la carabina, che diciamo è come questo fucile qui, soltanto che è a ripetizione automatica. Quindi è un fucile, è una carabina, appunto. Oh, non riesco a prendere quello. Vediamo se riesco a prendere adesso. Niente. Lisciato per 4 volte. Ecco qui i zombie. Ancora mostri, ancora zombie. Vedi, questo fucile comincia già a non essere più tanto capace come prima. Oh, infatti credo sia arrivato il momento, visto che stanno entrando da tutte le finestre, di usare la carabina adesso, che fa meno danno ma spara più velocemente. Ecco qui, in alcuni punti del gioco vi arriveranno bonus come questo, che praticamente in un lasso di tempo determinato avrete dei bonus come questi qua, i punti doppi, che ogni punto che farete vale per 2. Quindi se un'uccisione vale 100 punti, mentre avete questo bonus ne varrà 200. Poi ci sono altri bonus, per esempio come l'uccisione istantanea, che ogni colpo di qualsiasi arma, oppure una pugnalata, uccide istantaneamente lo zombie. Oppure ci sono tipo la bomba atomica, che uccide tutti gli zombie che sono alla mappa, oppure che sono dentro alla mappa, diciamo, e che stanno per entrare. Ok, anche il terzo round è finito. Adesso direi di andare ad aprire la porta appena finiamo di chiudere tutte queste travi. Eccolo qui.
Andiamo a aprire la porta. Con scritto help. Sarebbe help, però manca un pezzo della P. E qui c'è la cassa casuale. Ok, ci è capitato il bar, veramente un'arma molto potente. Fucile d'assalto che abbiamo incontrato anche nella campagna, mi pare, tra le prime missioni nelle paludi, quando eravamo nella divisione americana. Ok. Poi per adesso ce lo conserviamo e usiamo la carabina, anche per fare più punti. Oh, attenzione, no, no, no. Ok ragazzi, beh, questo video si conclude qui. Sono morto subito al quarto round. Io in genere sono più forte, ma questa era la mia prima partita che facevo zombie dopo tanto tempo, e mi sono fermato al quarto round. Comunque, meglio diciamo, perché sennò il video sarebbe venuto troppo lungo se fossi morto troppo in là. Quindi niente ragazzi, per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, un commento, e se non lo siete già iscrivetevi al mio canale. Niente, ci si vede al prossimo video, qui innanzitutto, e bye bye!